Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Manu, amici miei, oggi siamo qui tornati su Crash Bandicoot 4. It's about time. Nello scorso episodio abbiamo completato i due livelli Fa con calma ed Fai una giravolta. Abbiamo iniziato in pratica il mondo 4. Ragazzi, quest'oggi abbiamo un bel po' di cose da fare. Completeremo anche il mondo. Iniziamo anzi subito con il livello sbilanciamento. Comunque, come potete vedere, sì, c'è un punto esclamativo, c'è la skin di Crash che si chiama Persona. L'ho appena sbloccata, ragazzi, completando questo livello al 100% con tutte le gemme. Voi dite: Manu, ma perché non hai fatto anche questo? Ci ritorneremo anche quest'oggi in questo livello, perché non so se non so se è una cosa che hanno detto, però dicono che in quel livello dove ho appena lasciato la gemma, se completo tutto il livello senza neanche prendere una cassa, alla fine del livello dovrei ottenere la gemma colorata, ovvero la gemma blu. Può darsi che sia vero, può darsi che sia falso, io lo voglio provare lo stesso, anche perché nel frattempo mi prendo anche l'ultima gemma, cercando di non morire. Non devo prendere neanche i checkpoint e neanche Aku Aku. Però ovviamente non è che ve lo faccio vedere mentre gioco il livello, perché già diventerebbe ripetitivo, quindi lo farò off camera, farò un bel taglio. Vabbè, comunque iniziamo subito con il primo livello. E siamo con la skin di Coco. Ovviamente, ragazzi, io voglio portarvi tutte le skin, anche se non so se riuscirò a sbloccarle tutte, ma ci proveremo. Allora, abbiamo un totale di 187 casse da recuperare. Allora, facciamo attenzione, qui abbiamo un mostriciattolo. Ok, ragazzi, ovviamente come al solito vi ripeto che se non avete ancora fatto, lasciate un bel pollicione in su, e se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. X salta per correre sul muro, quindi io farò così e ok. Devo anche sbrigarmi perché altrimenti Coco scivola. Salve, ok, ti posso uccidere in questo modo. X, ok, è perfetto, rompo tutte queste. Allora, vediamo, abbiamo un bel po' di cose da fare. Vai Coco. Ovviamente, io non riesco a prendere bene il timing. Ragazzi, se quando mi muto. Ma perché? Ma perché sono un vabbè, vabbè, lasciamo perdere le vite. Ragazzi, da qui penso che potete capire quello che proverò io a fare quel livello senza neanche prendere le casse. E ovviamente quando devo completare tutti i livelli senza mai morire. Oh, attenzione, abbiamo Quaco. Ragazzi, io mi muto quando parla il nemico di questo mondo, così almeno possiamo ascoltare ciò che dice, anche se ci sono i sottotitoli, però vabbè. Allora, aspettate un attimo. L'ha rotto comunque? Sì, l'ha rotto. In teoria sì. Vediamo. YOLO, sì, perfetto, l'ha rotto, l'ha rotto. Attenzione qui, cassa nascosta qui, attenzione, ok. Adesso vada via. Devo fare questo e adesso io farò così. Perfetto. Allora, abbiamo anche la gemma nascosta come al solito da recuperare. In questo episodio abbiamo un bel po' di cose da vedere che ne dobbiamo anche un po' discutere per quello che accadrà. Allora, qui abbiamo raccolto un bel po' di cose. Spero come al solito di non dimenticare nulla. Allora, un attimo, devo fare questo. Non c'è bisogno, ragazzi, del doppio jump. Fatelo se necessario. Ok, di lì non credo ci sia altro. Andiamo per di qua. Altro Aku Aku. Ok, allora, adesso abbiamo Akano. A Kano c'è qualcosa qui su? Non c'è assolutamente niente. Allora, andiamo allora per di qua. Magia verde che ci attacca. Allora, a Kano è debole al fuoco. Ho rischiato tantissimo. Oh no, mi sono dimenticato. Vabbè, qui c'è anche un altro nastro flashback. Lo prenderò
più avanti. Allora, va bene. Salve lei, vada via. Adesso. Lasciate un like, ragazzi, per quanto sono scarso. Allora, doppio jump e cerchiamo di non morire. Siamo con 63. Allora, andiamo avanti. Guys, voi sapete che io sono molto innamorato di questi livelli, soprattutto i livelli bonus, perché visto i miei video può capire. Allora, a parte questo, prendiamo un attimo questi Wumpa e adesso dobbiamo muoverci facendo questo, perché tutte le TNT scoppieranno. Adesso io farò così. In teoria basta un doppio jump per fare questo. Però come posso fare? Se faccio il doppio salto, in questo modo sbatto la testa. Provo. Oddio. Zitti tutti. Non lo voglio fare mai più, ragazzi. Io le zone bonus le odio. Non ne avete la minima idea. Allora, Akano. Qui una cassa. Cassa di TNT. Facciamolo esplodere. Cagnolino, vada via. Ecco, scoppia con le TNT. Altra cassa che abbiamo recuperato lì su. Adesso altro jump. Andiamo per di qua. Adesso si va classicamente in questo modo. Ottimo, ok. Io ho voluto farlo, ma potevamo anche schiacciarlo. Checkpoint. Adesso, Akano, aiutami. Doppio jump perché abbiamo le nitro. Allora, dove dobbiamo andare? Non ne ho idea. Ok, per di qua. Okay, ho capito dove siamo. Allora, mi servirebbe la mano di Akano. Giusto. Intanto lei vada via. Come potete vedere, lì abbiamo roba. Scendiamo in questo modo perché qui abbiamo roba. Possiamo risalire di qua? No, vedremo dopo. Allora, qui abbiamo roba. Scendiamo per di qua perché questa, ragazzi, è una strada che ci porterà, se non dico bagianate, dovrebbe portarci alla gemma nascosta. Quindi cerchiamo di non fare brutta figura. Adesso togliamo. Lo sapevo. Subito possiamo anche saltare in questo modo. Abbiamo Akano, freghiamocene proprio dalla magia nera, della magia verde, scusate. Allora, qui abbiamo roba. No, non possiamo neanche andarci. Adesso, signori miei, saliamo per di qua. E adesso questa zona è un po' particolare. Allora, in teoria non so se posso farlo tranquillamente in questo modo, ma ci voglio provare. Perché ora qualcuno mi deve spiegare perché? No, da qua mi frega. Oh mio Dio, era più semplice del previsto. Ci sono stato tipo 5 morti. Sono arrivato a 16, ragazzi. Va bene, siamo di nuovo ritornati qui. Abbiamo preso la gemma. Adesso con Akano saliamo qui su. Attenzione, perché qui mi stavo per dimenticare che esistono delle TNT. Allora, devo fare un attimo una cosa. Non posso scenderci più, giusto? Benissimo. Allora, mi interessa andare qui su e adesso fare questo. Siamo così. Ma ho Akano, posso fare tranquillamente questo. Ok, signori miei, dopo essere arrivati qui, semplicemente abbiamo lì una cassa dorata da recuperare facendo questo. Altro checkpoint. Allora, non abbiamo Akano, quindi dobbiamo andare in parete. Facciamo così. Ok. Allora, abbiamo Aku Aku. Me lo da subito, ok. Andiamo.
era molto semplice. Perché mi sbagli? Abbiamo anche l'aniloni, oh mio dio. Roba, roba, altra roba, perfetto. Allora, 128. Allora, adesso abbiamo questa parte che è invertita. Ok, salve a lei. Ok, facciamo questo. Devo ricordarmi però di attivarlo l'aniloni, mano. Devi ricordarti di attivarlo. Giugo questo. Adesso vado qua. Faccio questo. E faccio questo. Dopo aver fatto questo, vado qui tranquilla, con calma. Vado qui con calma. Questa è l'ultima. Adesso vado per di qua. Faccio così. E adesso in teoria c'è questa. Ok, allora, questa è una cassa, come avete potuto capire, un po' molto brutta. Oh mio dio. Allora, devo fare così. Faccio questo. E faccio questo. Checkpoint. Mi togli a cano su. Ok, jump, vado per di qua. Doppio jump. Mi atterro e vado a prendere il doppio jump. Doppio acu acu. Adesso facciamo così. Adesso facciamo così. E finalmente l'ho presa. Allora, in teoria, vaffanculo. Guys, ce l'abbiamo fatta. Livello completato al 100%. Non guardate le morti, per favore, per favore. Potete capire quanto ci ho messo per fare sto livello. Comunque, adesso si va avanti. Oh mio dio, oh mio dio. È da molto che sto provando a fare sto livello. L'importante è, come al solito, è sempre prenderlo al 100%. Poi non importa, non importa assolutamente niente del resto. Ragazzi, a fine video, come vi ho già detto, dobbiamo parlare di un bel po' di cose, ma vedremo più avanti. Comunque, allora, andiamo a fare la boss fight. Quasi quasi sì, dai. Allora ragazzi, eccoci qui all'ultimo livello di questo mondo, chiamato Guai in Vista. Credo che sia, vabbè, sicuramente sarà la boss fight di questo mondo. Andiamo a vedere come bisogna fare. Va bene, siete arrivati. Ecco il vostro meritato premio. Allora, aspetta mentre provo questo. Non muoverti. Io credo che debba muovermi invece. Ok, attacchiamo. Infatti ragazzi, come anche i vecchi Crash, la pozione verde è proprio quella che gli fa danno. Allora, volatemi quanto ci gelati sciocchezze. Ok, in questa c'è più botulini. Ho notato. Strisciate fino alla vittoria. Allora, perché? E perché? Perché sei un cattivo. Prende sul serio. Mi sembra ovvio. Allora, ok. Vedi di calmarti? Aiuto. Akano! Devo buttarlo, credo, giù. Guardate Crash come corre. Che faccia che ha. Ok, mi aiuto con una cano, ragazzi. Ok, ok. Vedi di stancarti. Ok. Ok. E dai. Ok.
Ok, adesso in questo modo non vedo assolutamente niente. Per lo più non riesco a capire nulla. Allora, ah, Akano, aiutaci. Ok. Ragazzi, la magia nera vi spinge, che è un piacere. Ok. Tocca a me. Andiamo. Assaggiate la mia furia rettiliana. La mia cloaca. Andiamocene da qui. Ultimo livello di questo mondo completato. Non sono mai morto neanche una volta. Quindi ragazzi, sapete cosa significa questo? Che non devo editare niente. E questa è la cosa più bella. Però devo editare l'altro episodio. Vabbè, comunque l'altro livello. Allora, questo mondo, signori miei, è stato completato, direi al 100%. Cosa sta facendo? Ma oh no. Modalità invertita sbloccata. Rigioca i livelli che sblocca hai completato come piace a Neubrio. Invertiti questi livelli al contrario e pieni di frutti Boompa ti faranno girare la testa e non dimenticarti di raccogliere le gemme. Allora ragazzi, è proprio questo di cui volevo discutere con voi. Adesso vi farò vedere in caso che cosa sono queste, che cos'è questa roba delle modalità invertite. Skin per Crash il classico sbloccata. Wow! Vai nel menu skin per equipaggiare e scoprire come sbloccarle tutte. Ok. Eccola qui. Allora. Ah, quindi per ottenere alcune skin devo tipo sconfiggere Neubrio in la modalità invertita. Comunque, wow, è bellissimo. È veramente puccioso. Invece lei sconfigge Neubrio invertito. Ok. Infatti deve essere, credo, questo il livello. Vabbè, comunque in caso lo farò off camera. Le farò off camera queste cose, perché tanto praticamente i livelli sono sempre quelli, solo che saranno invertiti. Voi dite, che cosa significa questo? Avete presente i giochi quando vi dicono che sono speculari? Speculari significa che se tipo la nostra barca adesso è alla nostra destra, in realtà sarà a sinistra. E sarà anche con una modalità un po' confusionaria per gli occhi. Io la chiamo così. Infatti, come potete vedere, tutte le gemme altre da raccogliere sono invertite. Vi faccio vedere il primo livello, infatti eccolo qui, invertita. Andiamo. Vi faccio vedere questo livello come si vede. E la stessa cosa vale per tutti gli altri livelli. Dovrò prendere anche le gemme nascoste e morire tipo un secondo gioco. Ma che io non credo che farò, perché non ha assolutamente senso, ragazzi. Io voglio farvi vedere la storia. I livelli ve li faccio vedere al 100%, quindi non credo ci sia molto da farvi vedere. Ogni volta che voi rollate, infatti avete anche le casse da raccogliere. Ogni volta che voi rollate, fate attivare questo segnale. Infatti se io non dovessi rollare più, si dovrebbe spegnere. Esatto, e non vedreste più niente. Non è assolutamente bella come roba. Non è assolutamente bella. Qui abbiamo delle casse. Allora, vi faccio vedere un po', solo per poco. E questi, ragazzi, sono i livelli invertiti. Ditemi voi se volete che io porto dei livelli del genere durante la mia storia. Perché a parere mio, ragazzi, non hanno assolutamente senso. Non ha assolutamente senso portare questi determinati livelli. Infatti, come potete vedere, cioè, devo raccogliere anche le gemme invertite. Ok, devo fare così.
Ok, sono riuscito a scacciarlo in tempo. Questo è tutto ciò che devo fare, ragazzi. È veramente fin troppo, perché dovrei ripetere tutto da capo. E questo è il grande problema. Ragazzi, fatemi sapere un commento, tramite un commento, se per voi io debba giocare tutti i livelli in questo modo, e così io vi porto proprio versione invertita, oppure mancato una cassa. Allora voglio morire. Ah no, non posso morire. Sì che posso. Vabbè, ragazzi, al massimo ora lo voglio completare al 100%, questo livello, anche se è invertito, così già in caso me lo trovo avanti. Ragazzi, fatemi sapere tramite un commento se voi volete che io porto tutti i livelli di sto gioco in modalità invertita. In caso vi accontenterò, ma come ripeto, non credo che sia una buona cosa. Allora, salve. Vedete come si vedono sti tizi? E non è per niente bello. Allora, questo io devo fare così, faccio così. Ok, è praticamente lo stesso identico livello, solo che è invertito. E la sapete qual è la cosa ancora più brutta? Che ci sono i livelli bonus e anche le gemme nascoste, che ora che ci penso non mi ricordo dov'è la gemma nascosta di questo livello, sapete? E sta avvenendo un dubbio, un grande dubbio, che io me la sia dimenticata dietro. Non ne ho la minima idea. Comunque, come potete vedere, questo è il livello. No, ragazzi, non mi ricordo assolutamente dove sia la cosa invertita. Non me la... sì, la gemma nascosta, scusate. Non so assolutamente... Non me la ricordo. Io non vedo niente, non vedo assolutamente niente. Allora, devo fare così. Ok. Madò. Immagino i livelli dove io mi debba aiutare con il cerchietto che c'è sotto Crash. Come io debba fare? Sarà tipo una tragedia. No, ma fin troppo, guys, fin troppo. Allora, no, Crash. Ok, adesso dovevo esserci tu. Allora, ok. Infatti queste erano quella parte. Le ho prese tutte. La gemma non so dove sia, la gemma nascosta non me la sto ricordando, ma non mi importa per niente. Ho sbloccato anche un trofeo, ma vabbè. Ragazzi, questi sono i livelli invertiti. Quindi, come vi ripeto, se mi mandate molti commenti dicendo che volete vedere tutto questo let's play anche con i livelli invertiti, lo farò. Se dovesse accadere il contrario, non lo farò. Vi faccio soltanto e soltanto vedere i livelli classici, che a parere mio è anche meglio. Comunque, ragazzi, prima di salutarci, abbiamo ancora quella cosa da fare per la gemma. Vi ricordate che all'inizio episodio vi ho detto, per quella gemma colorata di colore blu, che in teoria si può ottenere, fa con calma, in questa modalità, esatto, in questo livello. In pratica, per come ho capito io, dovete completare questo livello senza mai prendere una cassa. In teoria è così. In teoria, poi può darsi che mi sbaglio. In caso, vabbè, intanto testiamo. Va bene, ragazzi, noi ci ribecchiamo tra un bel po' e vi faccio sapere. A tra poco. Forza. Gemma blu. Gemma colorata trovata. Nice, zaffiro da capogiro. Perché ho sbloccato un trofeo del genere. Comunque, gemma colorata trovata. Ragazzi,
È proprio così, ho fatto tutto il livello senza mai prendere casse. È stato un inferno, se vi devo dire la verità. Però, è vero, non dovete prendere le casse in questo livello per sbloccare la gemma colorata, la gemma blu, ovviamente. Ragazzi, io dopo questo non credo che debba aggiungere altro. Allora, ragazzi, siccome ancora abbiamo molto tempo, siamo a 25 minuti e roba varia. Perché non andiamo a farci dei nostri flashback? Andiamo con i nostri flashback, ovviamente poi li recupererò questi, state tranquilli, questo l'ho recuperato, devo recuperare soltanto questo e questo. Comunque, ragazzi, come potete vedere, adesso abbiamo anche la gemma blu. Nice, nice così. Allora, quindi andiamo a farci un nostro flashback. Che si chiama valutazione di un Bandicoot contro un Vombato. Non ho assolutamente idea di cosa sia. Spero che sia uno di quei livelli che non ci metta troppo, per favore. Anche perché dovrei uscire, quindi sono molto impegnato. Ragazzi, io. Ragazzi, io durante le mie giornate non avete la minima idea di quanto io possa essere impegnato, perché la mattina lavoro e il pomeriggio cos'è che faccio? Mi metto a registrare i video per voi. Ma veramente? Può darsi che siano anche cose vere, ragazzi. Accidenti, lo so. Sta così. E andrò qua. Adesso cosa devo fare? In teoria dovrei fare una scivolata e andare per di là. Tipo così. Ok. Ok. Allora, ho un po' d'ansia, sì, assolutamente. Devo fare questo, devo fare questo. Ok, dopo aver fatto questo. Dobbiamo fare questo. Ragazzi, in caso io ragazzi, non è obbligatorio prendere per forza quelle casse bombo, perché se attiviamo poi le nitro, in teoria distruggiamo tutto. Comunque, vediamo un po'. In caso, ragazzi, se sbaglio, taglio. Faccio un bel taglio. Allora, quella TNT attiverà quel tasto. Ma quella tiene. Ah no, no, no. Facendo fare questo distruggerà la cassa di legno. E io potrò fare così. Perfetto. Ok. E adesso. Ah, allora. È un po' difficile. Devo andare nei blocchi con la freccia. Nel frattempo devo roteare per andare all'altra parte. Quindi, con calma, io devo fare questo. E poi faccio così. Questo è il trucco. Mi sto cagando sotto. Allora, ok. Benissimo. Oh mio Dio. Non sapete quanto io sia felice di vedere un checkpoint. Questo presenta il vantaggio di avere un cranio più spesso. Ma veramente, Cortex? Wow. Ok. Allora ragazzi, vediamo, distruggo queste casse. Vediamo, io sto provando, può darsi che ho sbagliato. Ok, no, distruggendo questo, attivo questo, nice. E io posso fare così. Adesso andiamo per di qua. Oh mio Dio. Allora ragazzi, mettiamo caso, io non attivo la T. Ah, non devo attivare la TNT. Quindi devo rifare la strada? Madò. È difficilissimo. Ok. Faccio questo. Poi in teoria posso anche non rollare, però vabbè, io le casse intanto me le prendo. Tipo questo. Ok, ce l'ho fatta. Adesso, signori miei, devo fare. Oh no. Oh no. Adesso io devo fare questo. Ok, e mi attiva questo blocco. Facendo questo io devo fare questo. E mi attiva quel blocco.
facendo questo. Ragazzi, sto avendo troppa ansia. Non vorrei farlo da capo. Ok, e io faccio così. In caso mi aiuto col doppio jump. Cos'è? Cos'è questo? Non è assolutamente niente di importante. Va benissimo. Ok, faccio così. Ragazzi, per favore, mi mettete un altro checkpoint. Cioè, non mi lamenterei, eh. Allora, cosa c'è qui da fare? Intanto io faccio questo. Ok, e mi attivo queste. Preferisco andare in alto prima che ci rimango. Ok, e faccio questo. Sapete che io non so cosa debba fare. Vediamo se io tipo attivo questo. Ok, non è niente di particolare, posso fare tranquillamente così. Ottimo. Ok, adesso io faccio questo. Ok, e faccio questo. 102 su 102. Let's go. Meraviglioso. Test completato. Valutazione 102 su 102. E con Crash classico io vi saluto qui. Signori miei, questi Nerf flashback fanno ragionare un bel po', però li trovo molto divertenti fino a quando non sono troppo difficili. Però guardate, mi piacciono, mi piacciono. Va bene, signori miei, io spero che il video vi sia piaciuto. Se è stato così, mi raccomando, lasciate un bel pollicione in su. E se non siete ancora iscritti, mi raccomando, ragazzi, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo al prossimo episodio di Crash Bandicoot 4. It's about time. Qui dal vostro man di quartiere, come al solito è tutto. E noi ci becchiamo alla prossima. Bella!